Un altro momento di recitazione, questa volta è un pezzo di Aldo, Giovanni e Giacomo. Tra l'altro, oltre al divertimento, c'è una piccola avvertenza. Voi sapete che ci sono delle truffe in giro, non solo Striscia mette, come dire, in video tante accortezze. Su questo palco ce n'è proprio una, state attenti. Allora stiamo per vedere zia Caterina e in scena Luca Mincuzzi, Lucrezia Nespoli e Cristian Mostarda. Sì? Lo fa con tutti. Sono padre Alfredo, signora, della parrocchia di Santi Martiri. Padre Alfredo, ma... Ave benedicti spiritu sancti. Mamma, io non l'ho mai vista padre Alfredo. Scusi. Come no, signora? Ci siamo visti domenica mattina, la messa delle 11. Quella officiata da... Ah, da Don Luigi? Esatto, il parroco. Signora. Ah, quindi lei era quello di fianco al parroco? Sì, signora. Io pensavo fosse l'ostensorio. Alleluia! Alleluia! Lascia entrare il signore nella sua casa. Ma lasciamolo pure fuori a decantare un attimino. Signore, io non l'ho mai vista. Gli occhietti intrisi di bontà, signora. Sì, ma forse... Ah, recitiamo il Salmo 149. Ave Spiritu Santi, benedicto. Che cosa avrebbe fatta la mano? Ah, la mano. È lebbra. Oh, lebbra, ma sarà mica. No, no, non si preoccupi, signora. È solo un piccolo ricordo di quei poveri confratelli africani. Sono stato per decenni missionario. Missionario? Sì, lei non può immaginare quanta sofferenza. E dove è stato? Ad Haiti. In Africa. Io veramente penso sia in America. Alleluia. Lo sa che il signore desidererebbe tanto venirla a visitare? Guardi che le storpio anche la bandina. La gambina così fa pandan con la mano, se cerca di entrare. Lei, perché è qui? Sono qui per la benedizione natalizia, signora. Ma se siamo a giugno! Ha ragione. Però con voi anziani non si sa mai come va a finire. Non si sa se arriverete a mangiare il panettone e quindi, signora... Allora tocco ferro. Ci portiamo avanti, no? Oh. Benedicte bontate tue. Sa, signora... Lei ha una bontà infinita. Ma io non posso farla entrare perché... No, 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 non dica più niente. Lei ha ragione. Lei ha ragione perché questo mondo è pieno di malviventi che non vogliono far altro che ingannare voi poveri anziani. Anzi, chiuda un pelino la porta. Ma anche tutta, se vuoi. No, lasci uno spiraglio per nostro signore. Adesso chiamerò il parroco. Così... Mi farà entrare. Certo, se sente il parroco. E io e il signore festeggeremo nella sua casa. Intanto c'è spazio qui. Scusa, ma che telefono è? GPRS, ma, signora. Dream. Ah, il dream lo fa lei? Comando vocale, impulso positronico. Ho capito. Dream. Pronto? Sono padre Alfredo. È la parrocchia di Santi Martiri? Non ho capito, scusi. Chi è lei? Sono padre Alfredo. Padre Alfredo. Ma fanculo, va. E con il tuo spirito. Che cosa è successo? È caduta la linea, signora. È caduta la linea. Rifacciamo il numero. Rifacciamolo. Dream. Dream. Chi è? Sono padre Alfredo. Padre Alfredo. Sono padre Alfredo. Per Luca? Caso questa linea è libera? Luca, per caso sei tu? Sì, in persona. Ah, scusa, non ti avevo riconosciuto. Che travestimento. Ma senti un po', sei della Megera? Esatto. Ok, sei già entrato in casa? Non ancora. Ma neanche i preti va entrare in casa, quella nonna della, da là. Senti un po'. Come siamo messi? Come procede la nostra truffa di oggi? La disturbavo, signor parroco, per quel rito della benedizione. Ah, certo. Le passo la signora, signor parroco. Aspetta, aspetta, parroco. Qui o è vescovo o poi non se ne fa niente, non so se ci siamo capiti. Certo, certo. Signora, una bella notizia. Orora è diventato vescovo. Oh, perbacco, sua eminenza. Salve, signora. Le devo chiedere scusa un attimino perché mi stanno facendo cardinale ora. Oh, perbacco.
Prego Francesco, vada. Scusami, ma le messe non le fanno più in latino? No, adesso le fanno in serbo-croato. Esperanto serbo-croato. Ah, capito. Bene, Francesco, ci vediamo per il teino più tardi, ok? Un teino con il Papa? Allora, signora, sono da lei. Sì, mi dica. Sa, mi hanno fatto cardinale Orora. Ho visto, congratulazioni. Senta signora, io purtroppo le devo dire una cosa brutta, una brutta, bruttissima notizia. Mi dica. In casa sua, mi dispiace tantissimo dirglielo, si annida niente po' di meno che il demonio. Che cosa si annida? Il demonio, signora, si annida generalmente nel lavandino, sotto il sifone. Nel sifone il demonio? Sì, signora, oppure nel water, nel caso lei non abbia tirato l'acqua, ma lei ha tirato l'acqua, vero? Certo, io tiro sempre l'acqua. Brava, signora, allora è sicuramente nel sifone. E io che cosa dovrei fare? Allora, signora, parliamoci un attimo in maniera papale. Lei adesso dovrebbe far entrare il mio adepto, che è un esorcista della Curia di Roma, che entrerà nella sua abitazione e le stanerà dalla posizione sifonile il demonio. Ah sì, ma guardi, il suo adepto mi avrebbe detto che è qui per la benedizione natalizia. A Pasqua? Siamo a giugno, però sì. Cioè, ma l'ha detta una cagata. Lo so, senta, vuole che le passi l'esorcista o il parroco? Mi passi tutte e due per cortesia? Certo, ma certo. Guardi, la faccio entrare subito. Allora, tutto a posto? Luca, scappa, non fate tempo a svegliare. E sono io il demonio! Quello che succede, voi due, che volevate fare del male a questa povera anziana. Un applauso. Eccoli qua. Bravissimi ragazzi. Allora, andiamo avanti, però prima volevo quanti chilometri hai fatto, Camillo? Quanti ne hai fatti? Assai, un applauso a tutta la regia. Che ha girato su sto palco un attimo. C'ha il fiatone. Ma che avete fatto? Racconta che sei uscito tu. L'altri stanno fermi, buoni. Qualcuno sta a mangiare pure il panino, mo te l'ho detto. Io non volevo.